qui con coloro che l'hanno voluta e l'hanno creata, Roberto e Giusy. Da dove è nata questa idea? Perché insomma un rettilario qui a Firenze, chi parla prima te, dai. Allora, noi partiamo come studenti di architettura, ci siamo conosciuti qui studiando e poi la passione per gli animali ci ha portati ad aprire questo negozio. Inizialmente eravamo acquariofili e appassionati quindi di acquari, siamo partiti con un piccolo acquarietto e poi piano piano vi siete sdati. Sì. Quando siamo entrati al negozio mi sono più orientato verso i retri, inizialmente perché realizzavo le teche. E poi insomma era un, diciamo, un reparto sguarnito, e allora me ne sono occupato io. Ma i bambini qui sono, quando vengono in questo posto, come reagiscono? I bambini escono pazzi perché vedono tantissimi animali che solitamente non ci sono, è difficile vedere. Poi trovano lui che spiega esattamente, fa il tour del negozio, glieli fa vedere, gli spiega come vanno mantenuti, gli fa vedere cosa mangiano, quindi insomma si divertono, ecco. Sì, è proprio un mini zoo qui dentro. Sì, sì, poi i bambini ci piacciono e quindi... Cioè, è un connubio perfetto. Sì, esatto. Esatto, sono sempre ben accetti qui dentro. I bambini, se volete fare una girata qui a Tropicalia, venite e vi fanno vedere degli animali incredibili. L'ideale è avere un cortile abbastanza ampio, non di cemento o piastrellato, ma con erbe e anche magari qualcosa di selvatico, in modo che loro abbiano modo di scegliere il cibo, insomma. Okay. Comunque è bene integrare la dieta con vegetali dati appositamente, quindi lattughe di tutti i tipi, bietole, vanno matte per il trifoglio e anche l'ortica, ad esempio. Sì, addirittura un cibo che gli piace tanto. Bisogna fare attenzione anche comunque a non avere in giardino specie velenose per loro, come possono essere le azalee, gli oleandri. Gli animali, sì, ad esempio, soprattutto i cani di grossa taglia, o per gioco oppure perché comunque sia attratti. Possono essere attratti, spesso giocandoci rischiano di rovinare anche gravemente. Per questo è dura, però. Il carapace, sì, in realtà non è poi così resistente come si pensa, perché i cani riescono spesso facilmente ad aprirlo. Ah!